Allora, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie davvero di essere qui ad ascoltarmi, anche perché è un pochino, può sembrare un pochino strano che una professoressa della Bocconi si occupi di cultura. In realtà da circa 20 anni io studio le condizioni di sostenibilità delle organizzazioni culturali e quindi cercherò di leggere il tema dell'articolo 9 della Costituzione non tanto in termini, diciamo, come ha fatto il professor Settis ieri, in termini di significato profondo per ciascuno di noi, ma in termini di quali sono le conseguenze poi per agire questo articolo così importante nella nostra Costituzione, e sollevare qualche questione sulla quale magari poi dopo possiamo confrontarci un momento. Come è stato detto, io ho scritto un libro che si intitola Con la cultura non si mangia falso, perché me l'ha chiesto l'editore, perché ha una collana che è tutta costruita così, con titoli che devono falsificare luoghi comuni, e perché trovo che quando si parla di cultura spesso noi usiamo espressioni completamente improprie. E quindi parliamo male della cultura sia quando ne parliamo bene che quando non ne diamo importanza. E il mio libro è tutta una riflessione attorno a qual è il valore creato dalla cultura, perché per deformazione professionale questo è quello che studia un economista: le condizioni per creare valore, valore economico e valore non economico. E quando dico che parliamo male della cultura, lo dico perché usiamo delle espressioni che francamente sono smentite dai fatti. Per esempio, diciamo che, ne so, che la cultura è una roba da vecchi, che la cultura non interessa a nessuno, ma usiamo anche a volte, parliamo anche secondo me in modo un pochino improprio della cultura, anche quando della cultura ne parliamo bene. Quando diciamo, ah, ma l'Italia ha il 60% del patrimonio mondiale. Ma non è vero, ma non è vero. O quando diciamo, beh, siamo tutti a posto perché abbiamo l'articolo 9 della Costituzione. Ecco, parliamo un attimo proprio di questo. Intanto la possibilità di parlare a partire dall'articolo 9 mi sembra una prospettiva veramente entusiasmante. Perché sappiamo molto bene che è l'articolo 9 e non l'articolo 900, e noi sappiamo che i numeri bassi degli articoli della Costituzione significano un valore importante per questi articoli. E poi perché se rileggiamo l'articolo 9, noi lo vediamo costruito in due parti. Nella parte 1, quando si dice appunto promuovere lo sviluppo, sono 13 parole. Sono 13 parole che allargano incredibilmente il nostro senso e la nostra idea di possibile. Parlano di futuro, parlano di sviluppo, parlano di promozione, di come fare a creare un valore moltiplicativo, e mettono insieme cultura, scienza e tecnica. Guarda un po', in una prospettiva molto contemporanea di mescolanza dei saperi, è molto vicina a quello che a come leggiamo oggi Leonardo, come ci ha appena detto il professor Carini. E poi dall'altra parte, la seconda parte dell'articolo 9 è altrettanto entusiasmante, perché con 11 parole questo articolo ci dice che ambiente e patrimonio sono al centro di una prospettiva di costruzione di valore con una grande idea di continuità, con una grande idea di futuro per le prossime generazioni. Portiamo con noi quello che abbiamo ereditato per portarlo avanti alle generazioni successive, e con un'idea di mettere al centro un'idea di bene comune. Noi diciamo che questa responsabilità di tutela ci chiama a proteggere collettivamente
un bene comune importantissimo che non è solo nostro, che abbiamo ereditato e che dobbiamo continuare a tenere vivo per le generazioni successive. Mi sembra una cosa entusiasmante, mi sembra veramente una cosa potentissima, uno degli articoli della Costituzione di cui personalmente vado più fiera e orgogliosa. Ecco, ciò detto, poi, altro aspetto, l'articolo 9 della Costituzione mi pare particolarmente attuale nella prospettiva fortemente contemporanea di immaginare uno sviluppo, un modello di sviluppo non solo per noi ma internazionale, che è quello degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazioni Unite. Perché se ci pensiamo bene, io non so se voi conoscete gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dalle Nazioni Unite e che, diciamo, immaginano e sono stati sottoscritti da un numero molto elevato di paesi nel mondo e che coinvolgono ed ingaggiano governi, enti locali, organizzazioni singole, cittadini, individui, ingaggiano a un'idea di sviluppo diversa da quella attuale, che riconosce l'insostenibilità dell'attuale modello di sviluppo, l'iniquità dell'attuale modello di sviluppo, e chiamano per una serie di azioni molto concrete e misurate, di cui l'idea di questi 17 obiettivi, fortemente interconnessi fra di loro, interconnessi perché riguardano tutti, che è un po' anche lo spirito dell'articolo 9 della Costituzione, secondo me. E quindi, per esempio, fra questi 17 obiettivi ce n'è uno che si propone di eliminare la povertà. E cosa c'entra l'articolo 9 con l'obiettivo 1 di eliminazione della povertà? C'entra perché uno degli elementi di povertà è la povertà educativa. E questa idea di promuovere lo sviluppo culturale è molto legata non solo con un'idea di attenzione, un'idea positiva di attenzione, di costruzione, di miglioramento dei livelli di educazione, obiettivo 4 degli SDG, degli obiettivi di sviluppo sostenibile, ma anche con un'eliminazione di un costo, un'eliminazione della povertà educativa come uno degli elementi che caratterizzano la povertà. Vi risparmio tutti gli altri obiettivi perché mi piacerebbe poi magari invece entrare più pragmaticamente nel merito di alcune questioni, ma quello che voglio sottolineare qui è che trovo che uno degli elementi di potenza e di importanza e di rilevanza dell'articolo 9 della nostra Costituzione stia nella sua incredibile vicinanza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Ecco, allora dicevamo, io però sono un economista aziendale e quindi per mestiere, per vocazione professionale, io metto l'attenzione sul funzionamento, sulle condizioni di funzionamento di specifiche organizzazioni culturali e sulle relazioni che questi mettono in atto insieme ad altre organizzazioni simili. Un pochino come diceva prima il professor Cardini, quando guardiamo a Leonardo come artista che ha bisogno di avere un committente, che ha bisogno di avere un sistema di relazioni che gli permetta di operare, che magari non ne riconosce il valore tecnico, artistico e culturale, ma che magari per finalità proprie di prestigio, di visibilità, di potere, sostiene un'attività, l'attività di un grandissimo architetto, artista, ingegnere, quello che è. Quindi dicevo, focus sulle organizzazioni culturali, un'attenzione alla possibilità di durare nel tempo.
Questo è un altro aspetto importantissimo nel mio mestiere. Valutare a quali condizioni un'organizzazione culturale può durare nel tempo. Perché c'è valore nel fatto che, per esempio, una manifestazione come questa sia alla sesta, alla settima edizione. Il fatto di essere ripetuta nel tempo è di per sé una condizione che crea valore, perché permette una sedimentazione di pratiche, di competenze, di conoscenze, di relazioni che si disperderebbero se lo facessimo una volta sola. Un altro aspetto importante è che ci sono vincoli di funzionamento e le risorse intellettuali, economiche, di relazione sono importanti, ma all'interno di questi vincoli di funzionamento c'è una possibilità molto ampia di modi di realizzare attività culturali, per esempio. E poi un altro aspetto che è tipico del mio mestiere, questo per spiegare un pochino come mai andrò a leggere l'articolo 9 in un certo modo, è dato dal fatto che i contesti sono importanti. Quindi l'articolo 9 parla di cultura, ma quando parliamo di cultura dentro c'è tantissimo. Ci sono i beni, ci sono le attività, quindi ci sono i musei, ci sono le biblioteche, ci sono i teatri, ci sono gli spettacoli, ci sono gli eventi, ci sono le industrie culturali, c'è l'editoria, c'è la musica. E tutti partecipano e sono in qualche modo in relazione fra loro, ma poi le condizioni di funzionamento di una biblioteca sono una cosa un po' diversa dalle condizioni di funzionamento di un festival. Ma tutti hanno come uno dei principi di partenza l'articolo 9. E quindi leggere dal punto di vista di un economista aziendale l'articolo 9 della Costituzione significa chiedersi: ma come si fa ad agire l'articolo 9? Come si fa a farlo? Come si fa a fare in modo che sia qualcosa di reale e di vero? Tant'è che possiamo dire: caspita, sì, è proprio così. Oppure invece dire: no, attenzione, abbiamo un articolo 9 che è disatteso. Allora, a me sembra che se ci concentriamo su queste poche parole così importanti, possiamo aprire alcune questioni. Prima questione: la Repubblica promuove. Ma chi è la Repubblica? La Repubblica è lo Stato. Quindi il fatto di promuovere lo sviluppo della cultura, della ricerca e della tecnologia è un affare, è compito dello Stato attraverso l'organo preposto, il Ministero dei Beni Culturali, beni e attività culturali. Senz'altro, e che cosa fa lo Stato attraverso il Ministero? È proprietario di alcuni beni, proprietario, diciamo, è gestore, in alcuni casi è proprietario ed è anche gestore, i musei autonomi, in alcuni casi è finanziatore, in altri casi è finanziatore indiretto, attraverso specifiche agenzie. Per esempio, in questo momento io sto collaborando con la SIAE, che ha una linea di attività di sostegno a nuove produzioni culturali, in particolare di giovani. Quindi potrebbe essere diretto, potrebbe essere indiretto. Ma non è solo lo Stato che promuove. Gli enti locali sono attori importantissimi, quindi regioni e comuni sono attori importantissimi nelle politiche e nell'azione culturale, banalmente perché la maggior parte dei beni
culturali sono in effetti di proprietà degli enti locali, non dello Stato. Sono molti di più i musei civici che non i musei dello Stato. Le biblioteche di pubblica lettura sono quasi sempre enti pubblici locali, anche se ci sono importantissime biblioteche statali. Ma non è solo, non c'è solo lo Stato, c'è anche la Chiesa, ci sono anche le imprese. Quante imprese conosciamo che hanno, per esempio, un museo d'impresa, una biblioteca, un archivio? Quante imprese conosciamo che promuovono attività culturali? E poi ci siamo, quindi anche attori privati possono svolgere un'azione pubblica di promozione della cultura. E ci siamo anche noi. Ci siamo anche noi che magari siamo proprietari di una casa nel centro storico di un paese e che la restauriamo perché ci abitiamo dentro, ma magari perché siamo obbligati o perché invece pensiamo che sia importante, la restauriamo in un certo modo e questa casa restaurata, che è nostra, partecipa di un paesaggio, partecipa della bellezza del centro storico, che oggi ha fatto dire a me, al professor Cardini, arrivando qua, ma guarda che posto interessante questo, che è un miscuglio fra Venezia e l'Austria. Io non ero mai stata prima d'oggi a San Daniele, e uno dei motivi per cui sono felice di essere qua è che mi avete dato la possibilità di vedere e di visitare l'occasione di visitare questa cittadina. Quindi chi promuove, la Repubblica promuove, in realtà apre, nella prospettiva mia, una incredibile varietà di attori che partecipano di una responsabilità condivisa. E che naturalmente questo apre delle questioni non piccole, no? Perché, per esempio, come facciamo ad evitare la sindrome vai avanti tu che a me mi viene da ridere? Abbiamo tutti questa responsabilità condivisa, però intanto comincia a metterci tu i soldi e io poi intanto arrivo. Come facciamo ad evitare che ci sia sempre, come facciamo a proteggere le risorse che destiniamo a queste, alla promozione della cultura? Perché se ci pensiamo bene, c'è sempre qualcosa di più urgente di cui occuparci. Quindi come facciamo quando dichiariamo di voler promuovere lo sviluppo della cultura a fare in modo che ci siano le condizioni perché questo avvenga? Come facciamo a redistribuire le risorse? Perché quello che succede è che questa grande ricchezza e varietà di patrimonio e di attività che mettiamo sotto la parola cultura è distribuito in vario modo e attira attenzione e risorse in modo molto diverso. Roma, 5 milioni di visitatori al Colosseo, poche migliaia di visitatori in posti strepitosi. Come facciamo a creare i meccanismi perché nella promozione dello sviluppo della cultura ci sia anche la possibilità di redistribuire l'attenzione? E quindi quali sono i meccanismi e le strutture che rendono possibile una redistribuzione di attenzione, di risorse, di energie? Quindi, già solo dire ma chi è che promuove apre un sacco di questioni super interessanti. La Repubblica, quindi dentro nella Repubblica c'è una varietà di attori. Promuove lo sviluppo della cultura. Ma che significa promuove? Promuove
se ci pensiamo bene, significa un sacco di cose. Significa favorire la partecipazione dei meno fortunati, per esempio. Se ci mettiamo in questa prospettiva di redistribuzione, questo è un aspetto molto importante. Significa rendere accessibile, banalmente creare le condizioni perché la porta sia aperta. Significa permettere un ricambio. Una delle cose straordinarie della cultura, secondo me, è uno dei modi per cui io penso, ecco, qui devo fare una parentesi. Una delle frasi che a me fa venire un po' il cimurro è quando sento dire che la cultura è il nostro petrolio. Io non penso che la cultura sia il nostro petrolio. La cosa che mi piace di più di questa affermazione è l'idea che la cultura sia una fonte di energia. Ma stiamo parlando della fonte di energia sbagliata. Perché il petrolio si esaurisce mentre il patrimonio cresce solo per lo scorrere del tempo. Quindi primo errore di prospettiva. Secondo, il petrolio crea valore perché si estrae, si vende, ma il patrimonio nostro non si può vendere, è fuori dal mercato. Quindi è fonte di energia, ma non perché ha valore patrimoniale, direbbero le persone che fanno il mio mestiere, ma perché genera valore trasformativo, genera valore di relazione. E quindi, se deve essere fonte di energia, è una fonte di energia rinnovabile, è il nostro sole, è il nostro vento. Però capite bene che se noi riconosciamo che c'è differenza fra l'affermare che la cultura è il nostro petrolio e la cultura è il nostro vento, è il nostro sole, noi dobbiamo anche prestare attenzione quando promuoviamo la cultura, non solo a conservarla, ma a creare le condizioni perché la cultura continui ad esprimere il suo valore trasformativo. E quindi come la promuoviamo questa cultura? Beh, per esempio, realizzando nuove mostre, finanziando ricerche, permettendo che si sviluppi nuova conoscenza, ad esempio attorno a una figura come quella di Leonardo, come ci ha meravigliosamente raccontato il professor Cardini poco fa. Allora, qui si apre un punto molto delicato e molto importante, perché promuovere lo sviluppo in una prospettiva da economista aziendale significa anche allocare risorse adeguate. E qui si apre un temino, perché se noi guardiamo ai dati relativi agli investimenti in cultura da parte dei governi in Europa, noi vediamo una cosa incredibile, che in media nei paesi europei le spese annue in cultura da parte degli stati sono circa l'1,4% del totale delle spese, mettendo dentro un sacco di cose in realtà, perché mettiamo dentro anche le spese ricreative. E la spesa delle famiglie per la stessa quantità, per lo stesso tipo di attività, è di circa l'1,6%. Quindi sia gli stati in Europa, sia le famiglie in Europa spendono in cultura più o meno l'1,5% delle loro spese complessive. Pochino, mi permetto di suggerire, un po' pochino per l'incredibile quantità di valore generato. Ma c'è un'altra cosa da considerare, che se noi guardiamo che cosa è successo dal 2008 in poi, per noi economisti il 2008 è un anno molto importante da tenere a mente, perché è l'anno della grande crisi finanziaria globale.
Ebbene, dal 2008 ad oggi, in Europa, in media, gli stati, quindi stiamo solo sulla spesa dello Stato, gli stati hanno speso in media sempre la stessa cifra per la cultura. Quindi, crisi o non crisi, l'Europa ogni anno ha stanziato più o meno sempre quel famoso 1,5% del suo totale delle spese. Ma questa è la media del pollo, perché in realtà i paesi del sud Europa hanno disinvestito e in compenso altri paesi, i paesi dell'est Europa, hanno aumentato l'incidenza della spesa. Questo che cosa significa? Che alcuni paesi hanno ritenuto, tra cui l'Italia, hanno ritenuto a partire dal 2008 che ci fossero, in presenza di una crisi che ha bruciato risorse, hanno ritenuto che ci fossero spese più urgenti e più importanti rispetto alla spesa della cultura. E noi ne vediamo le conseguenze. Una delle conseguenze che noi vediamo di questa scelta, la cosa è andata avanti peggiorando, diciamo, di anno in anno fino al 2016, nel 2016 c'è stato un cambio di tendenza e poi adesso stiamo ritornando in giù, in Italia almeno. E noi vediamo le conseguenze di questo. Una conseguenza di questo è il fatto che a oggi il nostro paese è il paese che ha il più basso livello di consumi culturali in Europa e, cosa per me ancora più grave, è che abbiamo la più alta percentuale di ragazzi che non lavorano e non studiano. Le risorse migliori che abbiamo, il nostro futuro, i nostri figli, voi, all'interno dell'Europa, in questo paese, abbiamo il numero più alto di ragazzi che non vedono un'idea di futuro, per cui non investono in se stessi, non investono nella loro educazione e non si mettono neanche a cercare un lavoro. Quindi interrogarsi su quello che l'articolo 9 della Costituzione ci dice, cioè promuovere lo sviluppo della cultura, significa riflettere con grandissima attenzione a quante risorse allocare e su che cosa. E questo riguarda certamente lo Stato, ma non solo, riguarda tutti noi, perché è la Repubblica che promuove e dentro nella Repubblica ci siamo anche noi. Altro aspetto importante per uno che fa il mio mestiere. Come misuriamo se effettivamente, come facciamo a sapere se effettivamente stiamo promuovendo lo sviluppo della cultura? Beh, allora, un modo l'ho appena detto. Vediamo come siamo come tempo, perché vorrei... Un altro modo è riflettere sulla natura del valore generato dalla cultura, che è un valore di ricaduta. In moltissimi casi il valore di sostenere una biblioteca non sta nel fatto che la biblioteca guadagna soldi, anche perché le biblioteche, per loro natura, sono l'istituzione culturale, a mio parere, più democratica, perché non hanno ricavi. Allora, come facciamo a capire se una biblioteca sta effettivamente, se sostenendo una biblioteca stiamo effettivamente promuovendo lo sviluppo culturale? Beh, per esempio, possiamo cominciare a guardare, abbiamo armi un po' spuntate sulle quali c'è da fare tantissimo lavoro e sulle quali dobbiamo essere pronti a fare questo lavoro. Perché per esempio uno potrebbe dire, beh,
più persone vengono in biblioteca, meglio è, certamente. Non solo, più persone prendono libri in prestito, meglio è, certamente. Più persone organizzano gruppi di lettura, si confrontano rispetto ai libri che hanno letto, meglio è. Quanto più siamo capaci, a partire da un'iniziativa organizzata dalla biblioteca o a partire dalla lettura di un libro, farci venire in mente altre curiosità, altri interessi, altri desideri di conoscere cose, meglio è. Capite che quindi il valore della cultura è potenzialmente infinito e allo stesso tempo un po' difficile da misurare. Vi faccio un esempio, perché forse quello della biblioteca è molto vicino ma sembra un po' astratto. Le statistiche ci dicono oggi che in Italia il 92% degli italiani dichiara di non avere mai ascoltato nell'ultimo anno, avere mai partecipato nell'ultimo anno ad un'iniziativa di musica colta. Quindi non ha mai ascoltato un'opera, non ha mai ascoltato un quartetto, un concerto di musica classica. 92%. Allora, sorge spontanea una domanda: ma cosa ci teniamo questi teatri d'opera a fare? E questa domanda è una domanda molto legittima, se pensiamo che le fondazioni lirico-sinfoniche, quindi 14 teatri in Italia, ricevono metà di tutti i soldi che lo Stato italiano spende per lo spettacolo. E di questa metà va a un teatro, che è il Teatro alla Scala di Milano. Sono le nostre tasse. Allora, capite bene che se io vi pongo la questione in questo modo, la prima cosa che facciamo è andare tutti in piazza a protestare per lo spreco di risorse dello Stato a sostenere una cosa che non interessa ai cittadini. Giusto. Vediamola da un altro punto di vista. Mi è capitato di fare una ricerca in cui ho guardato 4 anni di rappresentazioni d'opera nel mondo. Abbiamo censito circa 800 fra teatri e festival e abbiamo trovato circa 46.000 rappresentazioni, diciamo 45.000 perché poi l'aritmetica ci viene meglio, quindi 45.000 rappresentazioni d'opera nell'arco di 4 anni. Circa un terzo, quindi 15.000, sono costituite da 10 titoli. 8 di questi titoli sono in italiano. Secondo voi c'è un valore nel fatto che nel mondo, quando qualcuno va a ascoltare un'opera, quando qualcuno ascolta un disco di un'opera, quando qualcuno canta un'aria d'opera nella doccia, ci sono altissime probabilità che stia ascoltando o cantando in italiano. Secondo voi questa cosa ha valore? Questa cosa ha moltissimo valore, ed è un valore individuale, perché noi sappiamo benissimo, grazie a quello che conosciamo della storia del Giuseppone nazionale, sappiamo molto bene che questa idea d'Italia si è costruita anche attorno a Viva Verdi. Questa cosa ha valore perché se nel mondo qualcuno ancora dice ogni tanto: ah, l'Italia è il paese, ah, è un posto così musicale, così è un posto così dell'amore, no?
pieno di passione, un paese così pieno d'amore, di passione, di voglia di vivere. Ma da dove arriva questa idea? Arriva da lì. Arriva da lì. Arriva da una costruzione di un immaginario che è molto basato anche su quello. E prima, il professor Cardini prima ha detto una cosa che mi ha fatto molto pensare, no? Questa idea di costruire l'eroe patrio, la gloria italica, Leonardo come gloria italica e patria nel 1939. Giusto. Perché è importante costruire degli immaginari anche oggi? Beh, perché se ci pensiamo bene, sempre di più chiedersi da dove vieni è una domanda che sta perdendo significato per tantissime persone. Mentre la domanda giusta da porsi è: ma dove ti senti a casa? E quindi la possibilità di creare un'idea di casa, ed ecco che torniamo ai famosi obiettivi di sviluppo sostenibile, in posti del mondo dove non necessariamente una persona è nata, è qualcosa di estremamente importante per ciascuno di noi e per i luoghi che ci ospitano. E quindi, per tornare all'esempio del valore e della misura della capacità di promuovere uno sviluppo culturale, beh, questo è importantissimo per la capacità di creare un'idea di casa per tante persone, per noi in primissimo luogo, ma anche per altri. Ecco, c'è un'ultima questione che vorrei sottolineare, no? Ma per chi lo facciamo? Questo articolo 9, questa Repubblica che promuove la cultura, che promuove lo sviluppo culturale, ma perché lo fa? Per chi lo fa? Mi sembra estremamente interessante ed estremamente importante l'idea che si possa pensare che noi ci siamo, ma la promozione dello sviluppo culturale sia qualcosa che guarda oltre noi. Una degli aspetti, una delle leggi di cui sono, insomma, di cui io sono sostenitrice, è quella del bonus cultura, del bonus dell'idea che lo Stato dia 500 euro a tutti i diciottenni perché questi soldi vengano spesi in attività culturali. Mi sembra, non vi dico che è una delle tasse che pago volentieri, perché volentieri attaccato alla parola tasse è un po' una cosa grossa, però ci vedo un senso, ci vedo davvero un senso. Ci vedo un senso perché mi sembra che sia una grande prova di fiducia, una grande possibilità di allargare il possibile, scusatemi il bisticcio, in modo molto pragmatico, e mi sembra anche che sia un bel modo di affrancarsi per un diciottenne da una serie di costrizioni o comunque di suggerimenti fatti anche completamente in buona fede, ma che magari non guardano sufficientemente avanti, che non stanno abbastanza sul presente, che magari sono un pochino portate indietro. Quindi il fatto che qualcuno dica: tieni, guarda, ci sono 500, un regalo di 500 euro, spenditelo come ti pare, per poter sostenere, perché è un modo, mentre ti faccio questo regalo, io sto promuovendo la cultura, perché indirettamente sto sostenendo teatri, musei, case editrici, corsi di lingue, quello che c'è dentro, no?
Mi sembra un'idea molto forte, mi sembra un'idea molto potente, molto coerente con l'articolo 9 della Costituzione, migliorabile però. Sapete che cosa farei io se fossi ministro dei beni culturali? Io direi, intanto, scontrino parlante. Io voglio sapere come ciascuno dei diciottenni spende questi soldi. Ho delle idee, lo so che in buona parte questi soldi vengono spesi per comprare libri di scuola o libri di università, e va bene. Però, togliendo la privacy, io non voglio sapere che cosa Mario, Francesca o Giuseppe hanno acquistato, ma collettivamente mi piacerebbe sapere che cosa è successo a San Daniele, mi piacerebbe sapere che cosa è successo a Cividale, mi piacerebbe che fosse possibile sapere che cosa è successo a Cividale e a San Daniele. Come mai, dato quell'anno a disposizione a San Daniele, hanno cominciato a spendere i soldi prima e invece a Cividale si sono arrivati in fondo? Dove sono quelle città nelle quali tutti i ragazzi hanno speso tutti i soldi che avevano a disposizione? Perché mi aspetto che ci siano degli insegnanti che sono stati attenti, delle famiglie che sono state attente, delle organizzazioni culturali che si sono industriate a fare una concorrenza sana, una collaborazione sana per migliorare l'efficacia dei processi e la qualità dell'offerta. Perché ci sia stata la possibilità, accanto a un'offerta culturale interessante e stimolante per i cinquantenni, che ci fosse un'offerta culturale altrettanto interessante e stimolante per i ventenni, per i diciottenni nello specifico. Ecco, il contributo che una persona come me può dare a un ragionamento come quello che stiamo facendo oggi insieme all'interno di questo meraviglioso festival è proprio quello di riflettere sulle condizioni che possono essere messe in atto, sulle strutture e sui processi che rendano questo incredibile articolo della nostra Costituzione davvero agito.